Hey, hey, everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Li ha attaccati con una mazza da baseball e credo che se la siano fatta addosso. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, Vito. Marty, che ci fai qui? Joe ha detto che mi portava con voi perché mi sono comportato bene con gli impomatati. Ti portava con noi a fare che di preciso? Ti stanno aspettando. Già, beh, ci sentiamo più tardi. Già, quello Vito è un pezzo grosso. Signor Falcone. Ciao, Vito. Siedete. Ragazzi. Allora, che succede? Ho sentito di come ti sei liberato di Luca, Vito. Bel lavoro. Grazie a te ora abbiamo le prove che è stato clemente ad attaccare i nostri ragazzi. Finora non potevamo fargli nulla apertamente. Si è fregato da solo. Ha preso e torturato i nostri ragazzi e ciò significa guerra. Qualsiasi cosa facciamo, ora mi posso giustificare davanti alle famiglie. Alberto lo sa. Si muoverà in fretta e cercherà di aggredirci per primo. Allora dobbiamo eliminare Clemente. Esatto. Clemente ha preparato un incontro importante all'Hotel Empire Arms oggi. È l'occasione per liberarci di lui e dei suoi luogotenenti. Ma certo! Entriamo e ammazziamo un po' di uomini armati fino ai denti in pieno giorno e nel miglior hotel della città. Ci ho preso? Non preoccuparti. Ho un piano. Cazzo, Joe, mettela via! Distaccarmo, è ok. Devo solo premere questo. Per l'amor di Dio, mettila via subito! Ma ok, ok. Che sei un cagasotto. Ok, ok. Entriamo tranquillamente e facciamo saltare il miglior hotel della città. Non è esagerato? Non preoccuparti, non è così potente. Non fa saltare l'edificio. Ma quelli che sono nella stanza dove esplode sono fottuti. Come sapremo quando farla scoppiare? Con una piattaforma da lavavetri. Potremo quasi vedere mentre esplode. Da quando sei intelligente? Ok, ragazzi, conto su di voi. Se tutto fila liscio, mi aspetta una bella cosa. Quando è finita, chiamate Eddie a questo numero. No, oh, tra l'altro, oggi ho chiuso il bar. Semmai Alberto vuole tentare qualcosa. Ehi, in bocca al lupo. Ehi, e il ragazzo all'ingresso? Chi? Marty, dici? No, non fa parte dell'organizzazione, così era sta fuori. Voglio dire, perché è qui? Secondo te? Ci serve un autista per scappare e qualcuno che ci copre le spalle. Ma cos'è che c'hai contro di lui? Lo conosco da quando era piccolo e mi ha salvato il culo dagli impomatati. Ma stavolta non siamo contro dei sacchi di merda ubriachi. Stiamo per attaccare la famiglia più potente della città e tu porti un ragazzino. Quanti anni avevi tu quando hai cominciato con sta merda? Sembri un vecchio cacasotto. Senti, Vito, aspetterà fuori nell'auto e ci porterà via, tutto qui. Non sa nemmeno che stiamo a fare là. È un bravo autista ed è proprio quello che ci serve in questo momento. Ok, Joe, come vuoi. Ma te lo dico subito. È una pessima idea. Va bene, io e Vito entriamo e facciamo quello che va fatto. Tu ci aspetti qui. Quando senti un bel boom, accendi la macchina perché dovremmo andarcene di corsa. E quella pistola non ti serve, a meno che qualcuno ci segua, ma non credo proprio che lo faranno. Ok, ok, ho capito, Joe. Clemente ha preso tutto il 18° piano, il terzo dal tetto. Ci sono un paio di suite e sale riunione lassù, e guardie. E come ci arriviamo? Dal retro, dalla lavanderia. Cos'è? Vuole farti le mutande prima di farlo? Genio! La riunione non è ancora iniziata. Prenderemo le uniformi di quelli dell'hotel e andremo a fare un po' di pulizie. Sul serio? Da quando sei quello intelligente? Ma vaffanculo! Dentro dovrebbe starci uno che ci aspetta con le uniformi. Andiamo. E non vogliamo casini prima che arrivi Clemente, quindi vedi di non fare niente di stupido, va bene? Lo dici tu a me? Stai qui! Ah, l'ultima ruota del carro. Vito, un'altra cosa. Ecco, metti queste.
Stai scherzando, vero? Così non ci riconosce nessuno. Mettele. Evviva. Ehi, voi due, venite qui. Ripulite questo casino del cazzo, stronzi. Andiamo, muoviti. Ehi, ragazzi, avete altro da fare al piano di sopra. Muovetevi. Ehi, Ricci, vieni con noi. Era R, cazzo. Sì. Questi due sono qui per pulire il... casino. Il casino? Ah, quel casino. Va bene, entrate pure voi due. Uno dei tizi che erano qui prima, lui è inciampato e caduto. Quel poveraccio ha sbattuto forte la testa. 5 o 6 volte. Quindi ora c'è sangue dappertutto, cazzo. E abbiamo una riunione che inizia tra poco. E voi dovete pulire questa merda e dovete farlo in fretta. Fottute cazzone! Ehi, datti una calmata, non rimarranno in giro a darti fastidio ancora a lungo. Già, dammi una mano qui. Oh, merda, cazzo, il... giallo, blu, positivo, positivo, il rosso che va col negativo, il blu incrocio, perfetto. Ok, la parte difficile è quasi finita. È sfuggita una macchia, stronzo. Vito, aspetta, ho dimenticato una cosa. Ecco, questo è per te. In caso qualcosa vada male. Molto bello. Gran bel pezzo, eh? Collo 1911, caricatore dove modificato. Che diavolo hai? Tiene 23 proiettili e si scarica subito. E non perderla. Ce ne sono solo 2 in tutto il mondo. Grazie. Figurati. Ora dobbiamo andare alla piattaforma dei lavavetri. Ehi, quanto ne hai di cavo? Abbastanza. E quant'è abbastanza? Arriva fino a tetto? Certo che no, saleremo di 1 o 2 piani e la faremo saltare. E questo è tutto per quello intelligente? Cosa? Una pazzia. E se l'esplosione fa fuori anche noi? Ma no, la sentiremo appena. Speriamo. Se cadiamo da questo coso, sarai morto prima di arrivare a terra. Ok, questo è il piano giusto. Vito, prendi il tergivetro e comincia a lavare le finestre, così non ci notano. Devo collegare i cavi. Ah, ecco. Ok, fatto. Portaci un po' su. È l'ora della vendetta. Ah, sì, puntualissimi. Andiamo. Queste coglione non immaginano nemmeno... Minchia è stato? Non lo so.
È esplosa così. La sentiremo appena, eh? Diamo un'occhiata. Non so perché ti ascolto ancora, cazzo. Ti giuro che alle volte mi sembri veramente scemo. Oh, minchia. Che cazzo di sembra casino. Un terremoto. Me la sono quasi fatta. Ah, merda. Fortunato bastardo. Figli di puttana. Cazzo, non possiamo farlo scappare. Andiamo. Presto. Parti. No, no! Cazzo, è morto! L'hanno ammazzato! Giù, dobbiamo andarci! Non puoi aiutarlo ora! Clemente sta scappando! Andiamo! Quello stronzo l'ho ucciso! Pensate che sia finita? Sbagliato, stronzo! Vedo, va bene, ce ne sono due! Se si separa, assicurati di seguire Clemente, non l'altro! No, come ti dai, ragazzi! Segui Clemente. È nella limousine nera. Ehi, Joe, gli occhi ce li ho anch'io, sai? Stai attento, avviso! E così è finita. Non possiamo essere sicuri senza controllare. Questo è per Marty. Ora è finita. Andiamo da me, su. Una birra? Dammi il numero di Ed, lo chiamo io. Eh? Sono Joe, è fatta. Tutto a posto? No, cazzo, no. Perché? Marty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok, Clemente. Fatto. Bene, pazienza per il ragazzo, un piccolo prezzo da pagare. Piccolo prezzo! Ora calmati. Ed è il mio cazzo di amico che parla! Ehi, Joe, non pigliartela con me. Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Sta a sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. Sì, come vuoi. Col cazzo che ti spiace. Vabbè, rilassati ora, eh? Calmati, dispiace pure a me. È più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu. Ehi, era un lavoro pericoloso. L'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in guerra era così. Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace tanto. Ehi, Vito. È tanto che non ci si vede. Già, un bel pezzo. Che vuoi, Harry? Un drink. Prendiamo la mia macchina. Beh, immagino saprai che Clemente è morto come tutti gli altri. Senti, Vito, so che Falcone c'entra in qualche modo. Ho paura che voglia eliminare anche quello che rimane della famiglia. E per chi dovrebbe interessarmi? Beh, sì. Senti, sul fatto che te ne sei andato, mi dispiace per quello che ti ha fatto Clemente. Ha avuto quello che si meritava, giusto? A me non me ne frega niente di quel vecchio bastardo. In effetti posso tranquillamente lavorare per Falcone. Mi stai dicendo che vuoi unirti a noi? Sì, e dato che lavori per lui, ho pensato che forse potevi mettere una buona parola per me. Ma sicuro. Joe e io garantiremo per te. Grazie, Vito. Ti devo un favore.
Ehi. Ciao, Vito. Hai quei soldi per me? Tengo sempre la parola, no? Ecco qui. Devo spenderli tutti in una volta. Grazie. Dov'è Gio? Era qui prima, ma poi se n'è andato. Pareva incazzato. Ultimamente pare sempre incazzato. È come dargli torto. Senti, devo parlarti di una cosa. Cosa? È importante. Ho da fare con Vince al momento. Vuole attaccarci e non sappiamo come o perché. Devo pensare a questa cosa. Beh, allora dovresti ascoltarmi. Va bene, dimmi, ma fai in fretta. Mi ha chiamato uno che lavorava per Clemente. È preoccupato. Non sa se daremo la caccia al resto degli uomini di Clemente. Beh, non è. Per quanto ne so, il capo non è in mente nulla in questo momento. A meno che non facciano qualche stronzata. Ok, beh, il tipo mi ha chiesto anche se può lavorare per noi. Sì? E chi? Un amico tuo, per caso? Ho fatto qualche lavoro con lui per Clemente. Ci sa fare. Ok, digli di passare. Beh, veramente, adesso lui è già qui. Davvero? Va bene, vallo a prendere. Lui è Henry Tomasino. Henry Eddie Scarpa. Piacere, signor Scarpa. Non mi chiamare signor Scarpa. Gli amici mi chiamano Eddie. Siediti, Henry. Allora, Vito mi ha detto che vorresti unirti a noi. Sì, sono senza lavoro. E quello che è successo è acqua passata. Bel modo di pensare. Prima dimmi una cosa, Henry. Clemente e Vinci progettavano qualcosa contro la nostra famiglia. Ok. De solito tengo il naso fuori da ste cose. Ma una volta ero con Luca Gurino da Leo Galante e Luca continuava a dire che Falcone era coinvolto in certi affari sporchi e che si doveva fare qualcosa per sistemarlo. Penso volesse mettere Vinci contro di voi. Pezzo di cornuto. Scommetto che parlava di gioca proprio mentre la spacciava lui. Lo sa che Vinci è contrario a quella roba. Probabilmente è riuscito a fregare il vecchio. È per questo che vuole muoversi contro di noi. Dobbiamo colpire per primi. Ancora? Ehi, se non ci muoviamo noi lo farà Frank. Prima dobbiamo liberarci di Galante. Senza di lui, Frank è fottuto. Volevo che ne restassi fuori, ma non ho nessun altro che possa fare un lavoro come questo. Ora, secondo me questa può essere l'occasione perfetta per mettere alla prova Harry. Che ne dici, Harry? Te la senti? Se al lavoro fatto sarò dei vostri, sicuro. Esatto. Occupati di Leo. E tu che mi dici, Vito? Se vai con Harry per vedere che tutto fila liscio, mi fai un grosso favore. Non è che devi ucciderlo tu. Basta che vai lì, aspetti che finisca e poi torni. Ma se non ti sembra giusto, posso sempre chiedere a qualcun altro. Che ne dici? Mi spiace, Eddie, non posso farlo. Leo è stato come un padre per me in galera. Sì, capisco. Mi sa che te ne dovrai occupare da solo, Harry. Puoi prendere qualcuno se vuoi, ma dobbiamo fare in modo che nessuno sospetti di noi. Leo vive a Highbrook. Capito, non preoccuparti. Sarà fatto oggi. Ok, meglio se ti muovi allora. Ci vediamo, Eddie. Hai fatto bene a portarlo qui. Anche se fa tutto a puttane, non sospetteranno di noi. Non credo che manderà tutto a puttane. Meglio così. Beh, Vito, non c'è altro per te oggi, ma fa un salto qui domani, ok? Sì. Ci vediamo, Eddie. Ciao. Leo! Leo, ci sei? Come minchia sei entrato? Fuori di qui o ti infilo Leo, il Leo, ferro via. Il culo. Sono io, Vito! Vito? E tu che minchia ci fai qui? Leo, potevi non c'è tempo no? per parlare, devi andartene in fretta, vogliono farti fuori! Cosa? Vieni di sopra, Vito. Ho freddo ai piedi. Vuoi bere qualcosa? Se voglio da bere. Ma che cazzo hai nella testa? Allora, raccontami. Falcone ti vuole morto, sta già arrivando qualcuno, devi andartene. Che? E perché mi vuole morto? Ho sentito morto? Che Vinci sta pensando di attaccarlo perché Clemente ha mentito, ha detto che faceva affari con mentito. La droga. Vito, Carlo Falcone fa affari con la droga, lo sanno tutti. Clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e Falcone se n'è liberato. Ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui. E tu come minchia lo sai? Ho le mie fonti. E tu perché sei qui? Perché? Ma ti stai rincoglionendo? Perché vogliono ucciderti, per la morte di Dio, smettila di parlare, vestiti e andiamocene! Liberiamoci di quelli che Carlo ha mandato a uccidermi. Siamo in vantaggio, no? Non sanno che li stiamo aspettando. Non posso, lo conosco. In realtà sono quello che gli ha trovato lavoro. Cosa? Hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarmi? No, non proprio. Senti, non ho tempo di spiegare. Sarà qui da un momento all'altro. Ok, aspetta qui. Mi vesto. Troppo tardi, sono qui. Merda, Harry non deve vedermi. Nascondiamoci prima che venga su. Cosa? Tutte e due? Non sono ricchione. Io non ci entro in mamma di un colma giù, uomo. Non abbiamo tempo.
Non starmi così addosso. Spostati. No, spostati tu. Shh, sta zitto. Ehi, spero che sia la tua pistola. Ma che cazzo? Ciao, Harry. Vito. È l'amico tuo? No, è uno che vuole appendere la giacca. Ok, voi due uscite subito. Tiriamo fuori gli scheletri dall'armadio. Sedetevi. Ma che sta succedendo qui? Harry, Leo è un amico mio. In prigione mi ha praticamente salvato la vita e mi ha accolto in famiglia. Non sapevo che Eddie voleva mettere una taglia su di lui. Dovevo avvisarlo. Sì, ho capito, ma io non posso mandare tutto a puttane. Se lascio andare Leo, Falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere. Maledizione, Harry, sono tuo amico! Io per te lo farei, e lo sai! Questo non ha a che fare con l'amicizia, Vito. Sono affari e se faccio cazzate sono finito. Non posso lasciarlo andare. Ho accettato il lavoro e devo finirlo. Se non vuoi guardare, puoi andare via. E non preoccuparti, non dirò niente a nessuno. Ascolta, Leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché Falcone vende droga. Sta violando le regole e vuole far fuori quelli che lo sanno. E allora? Gli unici che non infrangono quelle regole sono Frank Vinci e Leo, qui. E non sono loro quelli che mi pagano. Vito, grazie di tutto. Ma ora lasciaci. Ho avuto una vita lunga e bella. Non ha alcun senso rischiare il collo per regalare a un vecchio qualche anno in più. No, vita. Leo. Ci deve essere un altro modo. Vito. Vai. Mi dispiace, Vito. Non dirò a nessuno che eri qui. Quando esci, cerca di non farti vedere.